Ha aperto le sue porte a pochi minuti da Holloway Road Station il nuovo food market The Upper Place, dove potete trovare diversi chioschi di cucina italiana. Tra hamburger e pizza non poteva mancare uno dei piatti simbolo italiani, la pasta. Pasta Muda nasce dalla passione di due amici che ci siamo conosciuti qui a Londra e avevamo lo scopo comune. E nel nostro percorso, che facevamo la pasta fresca in un piccolo negozio, abbiamo iniziato anche a farla da casa durante le notti, durante i doppi turni. Abbiamo fatto la collaborazione con Gratifico, altre la pasta fresca di Bologna, e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e di aprire il nostro primo negozio. Qual è il piatto simbolo proposto da Pasta Mood? Il tortellino perché proprio ricorda la tradizionalità del nostro paese ed è un insieme di ottimi prodotti e in più ricorda a mia memoria e mia nonna quando li faceva da piccolo. Oltre al tortellino abbiamo preparato altri piatti molto interessanti, dalla pappardella agli ortichini e con l'aiuto di Alberto. Noi abbiamo sempre pensato di creare un menù, in cui ci fosse tradizione, semplicità, ma assolutamente, basato sulla materia prima. Quindi, facciamo cose molto semplici: la pappardella con il ragù alla bolognese, il tortellino con la crema di parmigiano, e i tortelloni burro e salvia con le nocciole tostate, tutte cose che comunque sono molto semplici, ma puntiamo proprio sulla preparazione fatta come deve essere fatta e soprattutto sulla materia prima di ottima qualità. Pasta artigianale di altissima qualità quella presente a Pasta Mood, importata direttamente dall'Italia dal pastificio Gratifico. Gratifico è nato dalla volontà mia e dei miei due soci, Silvano Bellei e Silvano Galici. Arriviamo da esperienze differenti. Io mi occupo della parte amministrativa, contabile, fiscale, marketing, commerciale. Gli altri due invece sono pastai. Uno di questi, Silvano Bellei, che non è qui presente oggi, ma è in Italia a produrre, è il master pastaio. Ha sempre fatto questo nella vita, alla mia età, eravamo amici d'infanzia. Qualche anno fa, esattamente alla fine del 2015, siamo voluti imbarcare in questa avventura e produrre pasta fresca di alta qualità. Inizialmente, ovviamente, eravamo un mercato molto limitrofo a dove abbiamo il nostro laboratorio. Poi, ovviamente, ci è venuta voglia di portare questi nostri buoni prodotti un pochino fuori da Bologna, quindi fuori dalle nostre regioni, fuori nella nostra amata Italia e perché no anche all'estero ed eccoci qua a Londra in Gran Bretagna. La pasta che produciamo è tipicamente bolognese, quindi siamo veramente molto religiosi, mi passate il termine. E il tortellino è il tortellino tradizionale di Bologna, quindi materie prime ricercate e di altissima qualità. Abbiamo partecipato a Bella Vita Expo, siamo stati anche premiati per i prodotti presentati, uno di questi era il Balanzone. Ed è stato valutato come il miglior prodotto presentato in quell'anno. Altro riconoscimento avuto proprio sul tortellino bolognese, quindi ci inorgoglisce tantissimo, è il fatto di avere ricevuto dal Gambero Rosso il bollino come top Italian food. Qua a Pasta Mood vengono utilizzati i nostri prodotti. Il primo tra questi è il tortellino bolognese, quindi ovviamente con all'interno parmigiano reggiano 30 mesi, prosciutto crudo, mortadella, carne di suino e noce moscata è il tortellino del centro storico di Bologna. Poi abbiamo una versione rivisitata un pochino da noi che si chiama Ortichino, è lo stesso tortellino, quindi lo stesso ripieno, ma la sfoglia è ottenuta con l'ortica. L'ortica era il modo più naturale possibile per colorare la pasta. E poi ovviamente l'industria ha usato lo spinacio che è più facile da coltivare, da lavorare, però nelle nostre campagne veniva utilizzata proprio per colorare la pasta. Poi abbiamo i tortelloni allo spinacio, quindi è un tortellone con all'interno sempre parmigiano reggiano 30 mesi,
un po' di spinaci per dare un pochino di sapore e di colore, e una ricotta che arriva direttamente dagli Appennini emiliani. Poi abbiamo le pappardelle, quindi non abbiamo portato in questo momento la classica tagliatella bolognese, ma la pappardella, che è un pochino più larga e quindi raccoglie di più il ragù alla bolognese che prepariamo noi qui ad Apastamud. Poi abbiamo i paccheri, questa invece è una pasta di semola, quindi senza uova, mentre gli altri avevano tutto quanto l'uovo, questa è senza uova, e lo proponiamo con un sugo di pomodoro e basilico. Potete gustare i fantastici piatti di Pasta Mood ed acquistare l'incredibile pasta fresca e il pastificio gratifico a The Upper Place, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21.30. Segui Completely sulla tua Google TV o sul tuo telefonino cercando nello store Completely Plus. Seguici sui canali social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok, oppure sul nostro sito www.completely.uk. Regalaci un like, seguici e contribuisci a far crescere la tua televisione italiana nel Regno Unito. Completely TV, il tuo canale, sempre.